Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. Un arresto e due denunce, il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri di Manduria che hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di un'anziana donna di Fragagnano. Nella tarda mattinata di ieri la vittima aveva ricevuto una telefonata da parte di un ignoto interlocutore che, dopo essersi qualificato come carabiniere di Taranto, le aveva intimato di consegnare 8.000 euro in contanti per evitare che il figlio venisse arrestato a seguito del suo coinvolgimento in un presunto incidente stradale. La strategia utilizzata dal truffatore, da considerarsi molto comune, ha però insospettito la donna, che aveva di recente partecipato ad una delle conferenze sul fenomeno delle truffe agli anziani organizzate proprio dai carabinieri di Manduria. La donna ha pertanto subito contattato il numero di emergenza 112 spiegando quanto accaduto. I militari dell'arma immediatamente intervenuti hanno colto in flagrante il truffatore, un ragazzo di 20 anni della provincia di Napoli, e le sue due compagne che attendevano in un'autovettura presa a noleggio. Una seria riconversione economica del territorio di Taranto che parta dallo smantellamento degli impianti dell'ex Ilva. Questa è la rivendicazione principale dell'Onda del Futuro, la manifestazione a cui hanno aderito 50 realtà associative del territorio ionico, ma anche cittadini, lavoratori, studenti e bambini che questo pomeriggio hanno sfilato da Piazzale Bestat al Parco Archeologico delle Mura Greche. Quando parliamo di picchi di benzene, parliamo di picchi di una sostanza che è cancerogena, che noi non dovremmo respirare, non dovrebbe essere presente in atmosfera, e soprattutto non dovrebbe essere presente in atmosfera in concentrazioni particolarmente elevate. Nel quartiere Tamburi si sono riscontrati nel 2023 più picchi di benzene che nei 10 anni precedenti. Certo, questa infatti non è una manifestazione contro l'Ilva, è una manifestazione a favore di Taranto per pretendere dalle istituzioni di progettare un futuro diverso per la nostra città. I bambini, i giovani e soprattutto le future generazioni devono essere protagonisti del proprio territorio. Succede in tutte le parti del mondo, non vedo perché non debba succedere a Taranto. Noi stiamo lavorando per questo. Anche noi ci siamo, perché chiaramente è un problema che attanaglia da tanto tempo la nostra città, ma non solo a livello di inquinamento atmosferico, ma anche di inquinamento culturale. E chiaramente è una città che l'Ilva ha portato solo regresso culturale in questa città. Buonasera, sì, noi come attivi cittadini partecipiamo a queste iniziative perché Taranto ne ha bisogno, e Taranto e i cittadini di Taranto ne hanno bisogno, merito di dignità, maggiore dignità, e quindi bisogna fare azioni concrete. Non può prescindere sicuramente dal fatto che la salute e la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro è il primo punto per un sindacato che realmente mette al centro della sua azione il lavoratore. E noi siamo scesi qui a Taranto da varie fabbriche, di vari operai di vari settori dal nord, perché riteniamo che sia importante questa situazione e questa lotta, perché il problema non è solo dei lavoratori e dei cittadini di Taranto, ma di tutto il paese, di tutta Italia, perché è un problema sulla sicurezza e la salute che non può prescindere dal fatto che ci siano processi produttivi che avvelenano le persone. Questa mattina davanti alla prefettura di Taranto un sit-in di protesta del comitato spontaneo Io sto con Saverio. Associazioni e cooperative del terzo settore hanno tenuto una conferenza stampa sotto la prefettura del capoluogo ionico per fare il punto sull'intricata vicenda giudiziaria che coinvolge Adriana Parisi e suo figlio disabile Saverio Simonetti nella perdita della loro casa. L'obiettivo del comitato è quello di cercare una mediazione col prefetto Paola Dessì. Allora, il dramma più grande, se dovessi descrivere in una parola, è abbandono fondamentalmente e la negazione di diritti umani. In questa faccenda sembra che magari io non mi fossi interessata precedentemente alla vendita di questo immobile, ma la cosa non è vera. Avevo affidato il compito ad un legale rappresentante, ma la faccenda è andata avanti in un modo un pochettino strano, va bene. Al di là di questo immobile è stato venduto, abbiamo cercato dall'inizio una conciliazione con chi se l'è aggiudicato in vari modi, abbiamo chiesto l'intervento di varie istituzioni anche a livello nazionale, io personalmente
ho scritto al presidente Mattarella che, devo dire la verità, è intervenuto, ha contattato la prefettura, quindi le grandi istituzioni si sono mosse, le istituzioni locali un po' meno. Presentata questa mattina presso la sede di Confindustria Taranto la campagna di comunicazione e divulgazione del progetto Sicuri su strada, sicuri al lavoro, promosso e organizzato da Confindustria Taranto e dall'INAIL, Direzione Regionale della Puglia. Scopo del progetto: promuovere una migliore cultura della sicurezza e contribuire a sensibilizzare sui comportamenti corretti da tenere per ridurre il fenomeno degli incidenti stradali. Ma diciamo che il nostro è un lavoro di prevenzione. Purtroppo non gli incidenti ci sono, ahimè, e noi stiamo lavorando sia nel raggiungere i posti di lavoro e quindi evitare, perché non è solo sui posti di lavoro, è anche molte volte raggiungere i posti di lavoro che diventa un pericolo. Noi stiamo cercando con l'informazione naturalmente di prevenire quella che è una piaga naturalmente che esiste e che noi dobbiamo sempre cercare di far diminuire quanto più possibile questi incidenti. Intanto un progetto che ci lusinga, perché significa che il tema della mobilità stradale è all'attenzione di tutti. Vogliamo porre con questa collaborazione con Confindustria Taranto, che ci ha sostenuti in questa iniziativa, porre l'attenzione sul rischio che la strada implica, non solo per coloro i quali sono necessitati all'uso dell'autovettura privata per raggiungere il posto di lavoro, ovvero per tornare alla loro abitazione, ma per chi la strada costituisce il loro luogo di lavoro, pensiamo a tutti coloro i quali fanno le consegne. La straordinaria cavalcata con la Pink Bari, culminata con la promozione in Serie B ed il futuro del progetto CRAS Pallacanestro Taranto. Queste le direttrici su cui si è snodata l'intervista che abbiamo realizzato a coach Fabio Palagiano, con il quale abbiamo parlato di presente ma anche e soprattutto di quelli che sono i progetti futuri. Beh sì, grazie innanzitutto, è stata una bella soddisfazione, un anno di lavoro, di sacrifici, di impegno, io che comunque vivo a Taranto, andare a Bari poi diventa comunque abbastanza dura durante l'anno, però ecco, i risultati alla fine sono venuti e siamo tutti contenti, sono contento di quello che sto facendo, loro sono contenti del lavoro e quindi tutto bene. Presentato questa mattina presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto il quadro sonoro composto dal maestro Simone Cristicchi ed ispirato ai quadri della collezione Ricciardi. Lo scorso ottobre Cristicchi, in visita al Martà, si era detto emozionato di fronte alle tele seicentesche e settecentesche della collezione, sensazioni che lo hanno ispirato ad interpretare in musica un pezzo del nostro patrimonio culturale ed artistico. Si tratta della terza installazione all'interno del Martà, dopo quella del maestro e premio Oscar Dario Marianelli e del cantautore Achille Lauro. Sì, è un'emozione mai provata prima per me e sono felice e onorato di aver fatto questa cosa. Non mi aspettavo di vivere questo momento con questa emozione così grande e ho sentito un'energia molto particolare nell'aria. E solo la musica, ci tengo a dire, solo la musica riesce a fare questo. Toccarci nel profondo, come è appena avvenuto qui a Taranto. Visibilmente emozionata. Sì, posso ammetterlo, sono molto emozionata perché la musica e questa musica veramente travalica i tempi, travalica i sentimenti, entra nel cuore. Io sono molto molto onorata e molto felice che il museo abbia questo nuovo all'interno del suo patrimonio, perché questo lo dobbiamo considerare. Il patrimonio del museo ha un nuovo quadro sonoro che accompagna la visita della collezione Ricciardi. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.